fa tappa a Chiavari. Partiamo dai dati concreti che ha portato anche nella conferenza stampa. Il numero anche di scommettitori e ciò che ricavano le scommesse è molto alto in Italia. Non si può non partire da questo per far capire che comunque si tratta di qualcosa assolutamente di concreto. Sì, il fenomeno delle scommesse è un fenomeno di rilevanza mondiale con dei numeri impressionanti. Si muovono ogni fine settimana il mercato globale delle scommesse, è un mercato che arriva ad attrarre fino a 80 milioni di euro. Una partita dell'entella di cartello può arrivare ad avere un turnover fino a 10 milioni di euro. Voi capirete che è importantissimo cercare di prevenire ogni fenomeno criminale legato alle scommesse. Ecco, rispetto anche al passato, visti anche i precedenti, ricordiamo che per i calciatori adesso non si può, utilizzare, non si possono fare scommesse, quindi diceva prima, le regole sono più rigide, è molto più difficile anche sgusciare da questo regolamento. Ma come dicevo prima in conferenza, a partire da quest'anno c'è un controllo delle scommesse e delle quote ex ante e non più ex post, quindi qualsiasi tipo di tentativo di manipolazione o di pilotare una partita viene immediatamente scoperto. Sono aumentate le pene per i calciatori che si rendono protagonisti di episodi infedeli. Sono aumentate le protezioni e le tutele per le società che non devono più pagare per i comportamenti sbagliati dei propri giocatori. Ecco, voi l'anno scorso lanciaste quel flusso anomalo in relazione alla partita Varese-Catania, insomma, purtroppo avevate ragione. L'anno scorso lanciammo una serie di appelli, di denunce, di autodenunce, partendo da quella partita famosa tra Varese e Catania, in cui il Varese nostro cliente si autodenunciò, fino a denunciare presso la magistratura ordinaria una serie di partite che vedevano dei flussi di scommesse particolarmente evidenti. A partire da quest'anno, ovviamente, se qualche società di Serie B dovesse essere coinvolta in questo tipo di fenomenologia, sarà protetta e si autoriporterà per evitare di pagare le conseguenze dei propri giocatori. Ecco, in conclusione garantiamo che al momento per il campionato di Serie B non c'è niente di strano, quest'anno il campionato è totalmente regolare. Fino a questo momento non si sono rivelati dei flussi anomali che possano lasciarci propendere per delle partite a rischio. Abbiamo un sistema di rischio che prevede una tabella che va da 0 a 5, non abbiamo mai superato il livello 1, che è un livello minimo, perché possono essere semplici movimenti che sono determinati da assenze di giocatori, ma nulla di preoccupante. Grazie direttore, in bocca al lupo. Grazie a voi.